Tanto tempo fa, in un'era lontana lontana, priva delle minacce provenienti dalle catacombe e dal trono di ghiaccio, e durante la quale il rischio più grande che si potesse correre era di incontrare Steven Spielberg, c'era un intrepido eroe la cui missione era di raggiungere il nucleo. Non sapeva bene cosa ci fosse lì ad aspettarlo, sapeva solo che sarebbe stata la sua grande occasione. La strada era piena di ostacoli e creature brutte e fastidiose, metà pesci, metà schifo, che gli avrebbero dato non poco filo da torcere. Questi skeshi, famosi per essere particolarmente idioti, erano capeggiati da una creatura altrettanto cerebrolesa. Al giorno d'oggi troviamo numerosissimi branchi di skeshi, con altrettanti capitani tutti uguali, soliti spacciarsi per paladini del genere skeshio. Ma, tornando al nostro eroe, lui era un guerriero e difficilmente si sarebbe fatto intimidire e avrebbe affrontato impavidamente ogni avversario che si sarebbe posto sulla sua via. Non importa che fossero skeshi o alleati di quelle luride creature, niente l'avrebbe separato dal suo tesoro. I nemici avrebbero conosciuto il filo delle sue lame e la resistenza dei suoi scudi. Ed è quando tutto sembrava andare per il verso giusto che comparve un nemico subdolo, agile e furtivo, quasi fosse un ninja. Meglio pensare ad una strategia difensiva, pensò il guerriero, che nel frattempo proseguiva senza fare movimenti sospetti. Non dovette aspettare a lungo prima che il ninja skeshe fece la sua mossa. Lui, con una mossa precisa e repentina, si avventò sulle difese del guerriero e questo gesto spregiudicato diede coraggio ai suoi compagni skeshi che, uno dopo l'altro, in modo stranamente ordinato, si avvicinarono per circondare il nostro eroe. L'essertanti rinforzò la loro convinzione di prendere il sopravvento e risero minacciosi, sempre se il loro possa essere una risata. Ma il nostro eroe, con uno sfoggio di abilità, incominciò a sferzare sganascioni, fendenti e scrocchie, sbarazzandosi dell'orda dei piccoli mezzi pesce, mezzi schifo, ma salvandone uno. E gli disse: «Ora va e di ai tuoi amichetti di non intromettersi». Lo skeshe si curò le ferite e andò avanti. Anche il guerriero, nonostante non avesse riportato ferite importanti, si prese cura di sé e proseguì il cammino. Un essere dotato di intelletto avrebbe accettato il consiglio del guerriero e si sarebbe ritirato a vita tranquilla, ma sappiamo che gli skeshi sono microcefali e quindi il graziato si ripresentò al nostro eroe portando con sé nuovi piccoli amichetti ed un bullo più grande. Tra gli skeshi il bullo era chiamato l'onesto perché faceva tutto ciò che diceva ed ognuno era pronto a seguire ogni suo comando. Se avesse detto di assumere una posizione difensiva, gli skeshi l'avrebbero fatto. Se avesse detto di rimanere nascosti o essere aggressivi o rendersi imprendibili, l'avrebbero fatto. Tale creatura è molto conosciuta e quindi anche il guerriero era in attesa del suo ordine. Cosa avrebbe detto? Il bullo e il guerriero si guardarono negli occhi. La tensione era palpabile. Quale comando avrebbe dato? E perché ci impiega così tanto? Di qualcosa, io sono pronto! Urlava interiormente il nostro eroe. Ed allora, l'onesto, ordinò gli skeshi di avvelenare le proprie armi e di assaltare il guerriero con tutta la loro forza. Le lance si scontrarono sullo scudo, danneggiandolo lievemente. Il guerriero corse per distanziarli ed ebbe una folgorante idea. Grazie al suo equipaggiamento e all'infiammabilità del veleno sulle lance dei mezzi pesce e mezzi schifo, riuscì a dar loro fuoco sbarazzandosi dei nemici cerebrolesi. L'onesto rimase attonito. Era la prima volta che un suo ordine diede un esito sventurato. A questo punto il guerriero, con un sorriso sornione, gli mandò uno sguardo di sfida. Rimasero solo lui e l'onesto, ma grazie ad un poderoso colpo sferzato con lo scudo sulla faccia del bullo, lo fece cadere stecchito al suolo. Stremato dal combattimento, le difese del guerriero si indeboliscono ed è allora che il paladino degli skeshi decise di sferzare il colpo di grazia, chiamando a raccolta gli ultimi seguaci rimasti al seguito. Correndo verso la propria destinazione, il guerriero cerca di seminare gli inseguitori provando a bruciarli e riuscendoci vagamente. Le gambe lunghe gli permisero di raggiungere il nucleo prima che la schiera di mezzi schifi gli saltassero addosso. Riuscì a nascondersi dietro delle grandi rocce per recuperare fiato e contemporaneamente tentare di vedere e capire quanti schifosi avesse alle costole.
Un piccolo, ma letale gruppo di skeshi lo rintracciò, costringendolo ad addentrarsi in un cunicolo delle grotte. Lì vide un'arma gloriosa, la impugnò e la sfragagnò sulla faccia del pesce schifo più schifoso che ispirava gli altri schifi. E fu in quel momento che il capo paladino degli skeshi, in preda al terrore, capì di non aver più modo di battere il guerriero e per avere salva la vita si ritirò in buon ordine. Ed è così che dopo un'avventura faticosa l'eroe finalmente giunse al suo vero obiettivo. L'oro!